Buonasera a tutti, grazie di essere collegati con noi, di vivere insieme, anche se distanti, questo momento un po' particolare della giornata della memoria. Insieme a me ho Antonella, una studentessa che ha vissuto nel 2019 l'esperienza del treno della memoria. E in più il Presidente del Consiglio, Fabio Bailo. La mia sarà una breve riflessione introduttiva, una serie di riflessioni, e userò alcuni scritti per fare da collante a quello che voglio condividere con voi. Avete visto, quest'anno la pandemia non ha permesso la realizzazione del treno della memoria, non ha permesso neanche la realizzazione di altri eventi da vivere materialmente insieme. Però abbiamo voluto essere in una stazione. Ha un profondo significato, che dopo sentiremo, il fatto di essere in una stazione. Parto allora col primo scritto. È di Primo Levi. L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità, da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Noi non vogliamo toglierlo, neanche quest'anno, questo segnalibro. Ma attenzione, la giornata della memoria non è un giorno segnato su un calendario. Deve essere un percorso che dobbiamo e possiamo fare insieme, perché fare memoria vuol dire insieme costruire un domani, un futuro migliore. Ecco perché la stazione. Questo percorso immaginiamo di farlo insieme in treno. Accorgersi se nel sedile vicino a noi c'è qualcuno oppure non c'è nessuno. Chiederci perché non c'è nessuno. Avere una meta, avere una destinazione, ma fare delle fermate, aprire le porte del treno, accogliere, spegnere i cellulari per fare conversazione. Questo è l'impegno, questo è l'obbligo per ognuno di noi di fare testimonianza della memoria. Passo ora al secondo scritto. Fare memoria è oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza che ci aiuta, in un mondo pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Liliana Segre. Un anno fa, presso l'Auditorium Arpino, avevamo un numero elevato, tantissimi studenti presenti a sentire online l'intervento della Segre. Vi assicuro, ero presente, si sentivano le mosche volare, in quanto vi era un'attenzione fortissima a quello che lei diceva. Bene, parla di vaccino, è di estrema attualità, vuol dire che se abbiamo bisogno del vaccino vuol dire che vi sono dei virus ancora in circolazione. Il virus dell'egoismo, il virus dell'indifferenza, il virus dell'intolleranza, il virus della violenza, sono virus che circolano ancora nella nostra società. E attenzione, dicevo prima, l'anno scorso l'abbiamo vissuto con tantissimi studenti. La scuola ha un compito fondamentale. Io sono onorato che, oltre che essere sindaco, ho la delega all'istruzione, perché conosco il lavoro quotidiano di tantissimi insegnanti che educano i propri alunni a combattere
questo virus. Educano in tre modi nel far capire che la violenza, gli stati di dittatura, di intolleranza non appaiono per caso, ma si costruiscono giorno per giorno se non si fa attenzione, che occorre vigilare. E terzo, che bisogna far tesoro delle testimonianze, perché le testimonianze importanti ci aiutano a dare un senso alla nostra vita. Passo ora al terzo e ultimo scritto. Si arriva a 15-20 gradi sotto lo zero in questo periodo. Del vecchio campo, bruciato e interamente distrutto, sono rimasti gli scheletri dei tendoni. Ora abbiamo mezzo metro di neve, non c'è acqua, non ci sono i bagni, il cibo arriva una volta al giorno, non c'è modo di riscaldarsi. È una situazione terrificante. Chi viene ricacciato con violenze e abusi inauditi, chi presenta fratture, ustioni, alcuni vengono spogliati dei vestiti e lasciati a piedi nudi nella neve. Bene, io credo che se chiedessi a voi chi può averlo scritto, qualcuno penserebbe a Primo Levi, penserebbe a qualche autore che ci racconta la vita nei campi di sterminio. No, è un articolo apparso in questi giorni su un settimanale italiano che racconta quello che sta succedendo al confine fra Bosnia e Croazia, nel pieno centro dell'Europa. Fare memoria, onorare la giornata della memoria, vuol dire non voltarsi dall'altra parte di fronte a questi fatti. Mi è stato chiesto che cosa significhi, a mio avviso, fare memoria. E questo in virtù di un viaggio che, proprio 2 anni fa, è partito di qui. Bene, la giornata della memoria reca spesso un sottotitolo. 27 gennaio, a capo, per non dimenticare, 2 punti, perché non accada di nuovo. Poi ci sono i film, i libri, i diari, le varie letture. E tutto questo per non dimenticare. E l'anno dopo, analogamente, doverose e necessarie si susseguono le parole. Tuttavia ci siamo ingiustamente abituati a questo modo di fare memoria, eppure l'abitudine dovrebbe essere qualcosa di estremamente lontano da questi fatti. Allora, se questa espressione della memoria si è irrigidita a causa nostra, occorre forse concepire una nuova via per la memoria. Questo mi ha insegnato il viaggio che ho compiuto. Non basta negare l'oblio, non basta relegare, occorre costruire attivamente la memoria. Vorrei allora estendere a chi ci sta ascoltando questo invito, di volgere lo sguardo al presente, di scorrere la vista e le palpebre su altre latitudini, di non limitarsi a non dimenticare. Mi rendo conto che forse il mio discorso sta volgendo verso una certa oscurità. Mi spiego meglio. Esistono nel presente delle realtà di limitazione dei diritti, come sono state citate poc'anzi, di fronte alle quali non esprimiamo sufficiente indignazione. Mi riferisco nello specifico ai campi profughi presenti al confine tra Bosnia e Croazia, a quelli di concentramento presenti in Cina e rivolti ad alcune etnie a minoranza appunto del paese e di religione musulmana. Mi riferisco ancora ai campi di tortura della Libia, con i quali abbiamo un rapporto in qualche modo particolare, essendo italiani, e quindi in qualche modo connessi agli accordi del nostro governo con questo paese.
Bene, ci sarebbero ancora altri esempi da fare, magari più lontani da questo. Però vorrei riferirmi adesso a una metafora. Una metafora che appare all'interno di un film. O forse sarebbe meglio definirlo documentario. Sto parlando di Fuoco a mare. E qui la metafora è estremamente visiva. Un bambino di nome Samuele viene portato dall'oculista. Non ha alcun disturbo in particolare, i suoi occhi funzionano bene. Gli viene però diagnosticato l'occhio pigro. Questo appunto non è un particolare disturbo della vista, si può semplicemente superare. Bene, questo è metaforico, perché quest'occhio pigro è di ciascuno di noi, quando ci voltiamo dall'altra parte e quando ignoriamo i fatti di attualità. Quando siamo pronti a dire che basta non dimenticare e ci voltiamo dall'altra parte di fronte a un articolo di giornale. Il sindaco e Antonella hanno saggiamente e coraggiosamente attualizzato il significato della giornata della memoria. A me spetta un altro compito, che è quello di tornare agli eventi storici che portarono alla tragedia che ricordiamo con la giornata della memoria, che è la giornata con la quale ricordiamo l'olocausto di molti, troppi milioni di ebrei europei, ma con loro ricordiamo anche il sacrificio di tutti coloro che, percepiti come diversi nella lucida follia nazista, dovevano essere rimossi. Mi riferisco agli omosessuali, ai testimoni di Geova, agli oppositori politici, agli zingari, ai portatori di handicap e a molti altri soggetti cui spesso non pensiamo quando parliamo di olocausto. Questa è la giornata in cui si ricordano coloro che sono stati perseguitati, che sono stati deportati, che spesso sono stati sterminati. È anche la giornata in cui si ricordano meritoriamente gli atti di generosità, talvolta persino di eroismo, che consentirono di salvare molte vite umane, il che però non deve portarci a dimenticare che ci furono altri atti improntati ad egoismo, a vigliaccheria, quando non ad aperta crudeltà, che portarono alla morte di molti esseri umani. La Shoah è una grande storia, l'olocausto è la storia grande per definizione, però la storia grande si nutre delle storie minori, delle storie individuali, delle storie che danno il senso e lo spessore di un'epoca. E allora, poiché ci troviamo a Bra, credo che sia bene raccontare la storia di un nostro concittadino, l'unico nostro concittadino che fu internato e che morì ad Auschwitz. Si chiamava Adalberto Balog e già il cognome ci suggerisce che non era nativo di queste terre. Aveva infatti avuto i suoi natali in Ungheria alla fine dell'Ottocento e poi, in quella immensa tragedia che fu la Prima Guerra Mondiale, mandato a combattere sul fronte italiano, fu catturato dal Regio Esercito italiano e, fatto prigioniero, fu destinato al lavoro coatto, come usava allora, in provincia di Cuneo. Inizialmente alle cartiere Burgo, a Verzuolo, e in seguito alle officine ferroviarie di Savigliano. Anche per lui venne la fine della guerra, ma decise di non tornare al borgo natio, decidendo dunque di fermarsi in Italia. E forse questa scelta non era slegata dal fatto che nel frattempo aveva conosciuto una ragazza che era schese, che si chiamava Margherita Stegiano, che sarebbe diventata sua moglie e che gli avrebbe dato l'unica figlia avuta dalla coppia, Anna Maura. Ad Alberto Balog, con la moglie e la figlia, si trasferisce a Bra, in via Udisio, dove mette su casa e bottega, nel senso che apre un'officina elettromeccanica. Gli anni passano quietamente fino a quel tragico 1938 che, come molti sapranno, è l'anno dell'approvazione delle leggi razziali che anche in Italia introdussero la discriminazione e in seguito il tentativo di separazione degli ebrei dal corpo della società italiana. Uno dei provvedimenti delle leggi razziali imponeva agli ebrei italiani di andare ad autodenunciarsi
presso i comuni, e ad Alberto Balog, da buon cittadino, ritenne che ciò che era imposto dalla legge dovesse essere effettuato. Così si recò presso l'anagrafe del comune di Bra per denunciare la sua appartenenza alla razza ebraica. Ancora oggi nell'anagrafe comunale si conserva questo cartellino che reca la dicitura appartenente alla razza ebraica, e questa fu una sorta di condanna a morte per Adalberto Balog, perché nel 1943, nell'autunno 1943, tutta l'Italia centro-settentrionale, dunque anche la nostra Bra, fu occupato dall'esercito nazista, e ben presto anche nell'Italia occupata, con l'aiuto dei fascisti che crearono il governo fantoccio di Salò, nelle mani al servizio dei tedeschi, anche in Italia fu applicata la legislazione razziale, che andò oltre la già deprecabile, abominevole discriminazione e separazione per passare all'internamento e poi allo sterminio. E fu così che Adalberto Balog con la famiglia decise di lasciare Bra, città nella quale era troppo noto e dove dunque il rischio era elevatissimo, e raggiunse le montagne del Cuneese, dove fu protetto, dove fu aiutato dalle formazioni partigiane e dove visse per alcuni mesi, sino a quando alla fine del marzo del 1944 accadde qualcosa di brutto. Con ogni probabilità vi fu una delazione, cioè alcuni denunciarono ad Alberto Balog e la sua famiglia, probabilmente per denaro. Noi sappiamo che all'epoca era usuale vendere la vita degli ebrei per qualche migliaio di lire o un pacco di generi alimentari. La famiglia fu denunciata, fu incarcerata prima a Cervasca, poi a Cuneo, infine a Torino, e da Torino cominciò il viaggio, la tradotta che avrebbe portato la famiglia Balog a essere internata nel campo di concentramento, anzi nel campo di internamento di Fossoli, che era nel Modenese, una cittadina del Modenese dove fu allestito uno dei campi di transito degli ebrei italiani. Ebbene, qui la vicenda si conclude tragicamente nell'agosto del 1944, quando a seguito dell'avanzata delle truppe alleate verso nord, il campo viene sgomberato e la famiglia Balog viene smembrata e avviata verso i campi di concentramento. Adalberto finisce ad Auschwitz, la moglie a Bergen-Belsen, la figlia a Ravensbrück. Adalberto non sopravviverà. Noi sappiamo che il campo di Auschwitz è stato liberato dall'Armata Rossa il 27 gennaio del 1945. Nei giorni immediatamente precedenti, di fronte all'avanzata dell'Armata Rossa, gli ufficiali tedeschi decisero di evacuare il campo per cercare di limitare al massimo la possibilità che il mondo venisse a conoscere ciò che era capitato in quel luogo, e quindi tutti i prigionieri ancora internati che erano in grado di camminare furono avviati a quella che fu chiamata la marcia della morte. Quegli uomini già piegati dalla fatica, dalle sevizie, dal freddo, dalla malnutrizione, furono costretti a percorrere centinaia di chilometri a piedi, scalzi, nella neve, muovendo verso la Germania, l'ultimo baluardo nazista. E mano a mano che questi uomini, stremati da tutto ciò che già avevano vissuto, non erano più in grado di procedere, venivano eliminati. Uno di questi fu Adalberto Balog, che morì alla fine di gennaio, presumibilmente il 23 di gennaio del 1945. La moglie e la figlia invece tornarono, sopravvissero, ma in realtà morte dentro. Ecco, io credo, come opportunamente sottolineato dal sindaco, che sia dovere di tutti quanti custodire e far vivere la memoria. Primo Levi, protagonista di quella tragedia e cantore dolente come pochi altri di quella tragedia, ammoniva sulla necessità che tutti, uomini e donne, fossero cittadini normali ma dotati di buona memoria. Credo che anche questa iniziativa possa contribuire a far sì che la nostra comunità faccia memoria, renda viva la memoria, la perpetui trasmettendola alle generazioni più giovani. Questo è l'impegno dell'amministrazione, questo è l'impegno che crediamo ogni cittadino fa proprio e sente proprio, e con questo impegno vi ringraziamo per aver deciso virtualmente, ma non in modo meno significativo, di essere con noi questa sera.
mi permetto ancora, ringraziando sia Fabio che Antonella, di fare un'ultima riflessione. Fra poco, una mezz'oretta, guardo l'orologio, arriverà qui l'ultimo treno serale presso la stazione di Bra. A molti di noi è capitato dai genitori o da qualcuno a dire affrettati che sennò perdi il treno. Ecco, impegniamoci a non perdere il treno della memoria, ma di fare insieme come comunità cittadina questo viaggio. Grazie ancora.